L'ex concorrente della 13ª edizione del Grande Fratello, Francesca Cioffi, ha rilasciato una lunga intervista al settimanale Vero, nella quale ha raccontato la sua nuova vita, dopo l'esperienza televisiva. Lo scorso gennaio, è diventata mamma della piccola Maria Rita. In proposito, ha dichiarato: "Ha portato tantissima gioia in casa, c'è allegria. Ma dal 14 gennaio non abbiamo mai più dormito. È una bimba molto attiva, e in questo mi somiglia. Anche io ho sempre dormito poco. La notte spesso siamo in piedi. E ho trovato una strategia un po' particolare per tranquillizzarla. Ci facciamo tantissime selfie. Le piace molto, ride, ho milioni di foto scattate durante la notte. Ma, devo dire la verità, sono davvero stanca." La Cioffi si è descritta come una madre apprensiva. "Non pensavo, eppure sono una mamma molto apprensiva. Soprattutto per quanto riguarda l'alimentazione. Penso sempre che non mangi abbastanza. Maria Rita prende il latte artificiale perché purtroppo ho avuto alcuni problemi alla tiroide che non mi hanno permesso di allattarla al seno. Per me è stato un dolore, ho pianto molto. L'ho potuta allattare solo per 2 mesi, era un momento tutto nostro. Un altro figlio. Credo che Maria Rita resterà figlia unica. Il parto è stata una sofferenza unica, che per ora non ho dimenticato. Poi si vedrà." E dal 2014, Francesca Cioffi è sposata con Enzo Roberto. E pensare che all'inizio non voleva saperne del suo corteggiamento. Mi vide ed ebbe un vero e proprio colpo di fulmine. Fece il giro dell'angolo e mi fermò dicendomi: "Scusa, ma io mi sono innamorato di te. A me non piaceva per niente, e invece poi piano piano mi sono innamorata. All'inizio ero molto diffidente. Ci siamo dati il primo bacio dopo oltre 4 mesi. Difficilmente in amore mi butto, sono una ragazza molto tradizionale. Mi piace essere corteggiata, cercata. Ho capito dopo non molto che Enzo era davvero perfetto, non vedevo in lui alcun difetto. E così mi sono innamorata e dopo un paio d'anni è arrivata la proposta di matrimonio." Infine, ha ricordato la sua esperienza nella casa del Grande Fratello. "Per me il reality è stata un'esperienza meravigliosa, che ricorderò per tutta la vita. Mi sono divertita molto, la rifarei altre 1000 volte. Mi ha dato tanto, soprattutto un'amicizia speciale, quella con Mia Cellini, con cui vediamo e ci sentiamo molto spesso. Ma il GF non mi ha cambiata, anche se in parte speravo che lo facesse. Sono sempre la stessa, solare, energica e un po' superficiale. Le persone mi riconoscono per strada, mi fermano per fare foto, mi conoscono. Ma rimango una persona molto semplice che ora vuole dedicarsi prima di tutto alla famiglia. Ho anche imparato a cucinare, cosa che prima non amavo fare. Chi se ne frega?"